alla vigilia della giornata mondiale per la lotta contro il narcotraffico, vigilia che, secondo la legge, dovrebbe essere onorata dal governo italiano con la pubblicazione della relazione al Parlamento sulla legge e le politiche conseguenti in materia di droghe. Probabilmente negli 11 anni in cui esiste questo obbligo, forse in un paio di occasioni il governo ha mantenuto la scadenza, mentre invece la Società della Ragione, Forum Droghe, Antigone, CNCA, l'Associazione Luca Coscioni, la CGL, l'ARCI, la Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS, Lega Coop Sociali, con l'adesione di A Buon Diritto, Comunità San Benedetto del Porto, la Funzione Pubblica della CGL, Gruppo Abeli, ITARD e ITAMPUD, hanno sempre mantenuto il loro impegno di prendere in considerazione i dati ufficiali e di elaborarli e presentarli per un uso istituzionale, non esclusivamente un uso delle varie attività che vengono fatte insieme e in separata sede da tutti quelli che ho citato poco fa. Io sono Marco Perduca e rappresento l'Associazione Luca Coscioni, ma per chiedere al governo, al Parlamento e anche porre all'attenzione delle autorità giudiziarie i numeri che questi producono, ma che non prendono minimamente in considerazione. Prima di entrare nel merito dei dati, e lo faranno gli altri che sono qui stamani e che sono Leonardo Fiorentini, direttore di Forum Fuoriluogo.it, Franco Corleone, già parlamentare tra i fondatori di Forum Droghe e comunque tra i coordinatori di queste attività che hanno negli anni consentito di legarci ai fatti più che alle ideologie lo studio delle questioni. Massimo Oldrini, che è presidente della Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS Lila, Denisa Amerini dell'ARCI e Hassan Bassi di Forum Droghe e gli altri un po' per problemi di spostamento, un po' per problemi di salute, anzi ringraziamo l'onorevole Riccardo Maggi che ha avuto un piccolo intervento e grazie a lui siamo qui oggi alla Camera dei Deputati a presentare questo libro. Abbiamo insistito nell'evidenziare le ripercussioni sociali, sanitarie, penali, di amministrazione della giustizia e da qualche anno anche con degli approfondimenti di tipo economico. Non perché uno dei temi valga più dell'altro o occorresse ricordare tutti gli impatti negativi del proibizionismo, ma perché tanto 30 anni fa, quando è stata adottata la legge di Iervolino-Vassalli, che è tuttora in vigore, quanto 60 anni fa, quando è stata adottata la prima convenzione sulle sostanze stupefacenti, il fenomeno della produzione, consumo e commercio di queste piante, che nella stragrande maggioranza dei casi sono anche piante mediche, era presente in tutti gli aspetti della società e da sempre è stato un fenomeno sociale, economico e culturale. Mentre invece da quando esistono queste leggi, e la nostra rimane attaccata a un'impostazione proibizionista imposta all'inizio degli anni 90, quando è stata ratificata la terza convenzione dell'88, quella che parlava di tutto tranne che di controllo delle sostanze, cioè auspicava una maggiore cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri delle Nazioni Unite, ecco, da allora si è affrontato il tutto con la prima scusa del garantire la salute pubblica, ma soprattutto con la seconda scusa, cioè quella di tenere sotto controllo l'ordine pubblico. Ora, se noi vedessimo i dati, e i dati che noi qui produciamo sono dati ufficiali che vengono dalle varie autorità competenti, vedremmo, prendendo in considerazione gli ultimi 11 anni, una crescita costante di tutto quello che invece si voleva controllare imponendo delle strettissime misure relativamente anche al mero uso e detenzione per fini personali, che non hanno sortito nessun tipo di risultato apprezzabile neanche nella lotta alla criminalità organizzata nazionale e transnazionale, che allo stesso tempo non sono state nemmeno accompagnate con investimenti di risorse umane e finanziarie nella fornitura dei servizi di chi ha sviluppato un rapporto problematico con questo tipo di sostanze. Tutte
anzi, molto più problematico con quelle che non entrano mai nelle pagine dei giornali e molto meno problematico con quelle che entrano nelle pagine dei giornali, cioè si ritiene che oggi la cannabis bruci il cervello dei nostri ragazzi, mentre invece se noi andiamo a vedere qual è lo zoccolo duro dei consumatori, sono tutti ampiamente maggiorenni e sono persone che si portano dietro negli anni il consumo di queste sostanze e che sicuramente in parte hanno sviluppato un rapporto problematico, ma non è così problematico come ce lo vorrebbero far comprare chi scrive i giornali. Ecco, noi abbiamo raffinato anche alcune di queste analisi e usciti più o meno dalla parte più severa dell'emergenza sanitaria, abbiamo incluso anche 3 studi indipendenti di come il mercato si è organizzato in questi 3 mesi di lockdown e di come anche i consumatori naturalmente si sono organizzati nei loro consumi. Io faccio solo 2 considerazioni e poi passo la parola a Leonardo Fiorentini. La prima è relativa ai numeri. Tanto in Italia quanto in giro per il mondo i dati che vengono raccolti dalle autorità competenti sono la punta di un iceberg. Qualsiasi modello matematico che siamo riusciti anche ad apprezzare in questi giorni venga applicato, non prende in considerazione la realtà sul campo. I numeri che ci vengono dati dei consumi, e si conferma più o meno che 1/3 degli italiani abbia sperimentato, 6 milioni usino la cannabis, gli altri 2 milioni di consumatori siano divisi, 40% eroina, 40% cocaina e 20% le altre sostanze, sono confermati. Poi dopo, se uno dovesse andare a vedere dove questi consumi e come avvengono, sicuramente si creerebbe un problema dal punto di vista del raccoglimento dei dati. Le Nazioni Unite stesse ci dicono che solo il 55% degli stati membri del mondo consegnano dati e rimangono fuori tutti i paesi più popolosi del mondo. Quindi chissà se questi 600 miliardi di dollari che l'ONU ritiene essere il giro d'affari per le sostanze in effetti corrisponde al vero o è soltanto il 50% o il 20% di un fenomeno. L'altra questione, con questa veramente concludo, è che stiamo cercando anche di mettere in evidenza come l'imposizione di un proibizionismo che non ha mai avuto un sostegno di dati medico-scientifici abbia creato, e questo è molto evidente e l'abbiamo sentito in piazza stamani dove per 2 ore ci siamo riuniti in una manifestazione che si chiamava Io Coltivo, promossa da Meglio Legale, Radicale Italiana, Associazione Luca Coscioni, con l'adesione di molti altri e decine di malati che usano la cannabis, e quindi c'è un problema di godimento del diritto alla salute, ma c'è anche un problema di godimento di diritto alla scienza, siccome queste droghe sono in tabelle controllate. Nessuno si azzarda a procurarsele per fare ricerca. Ricerca che da una parte potrebbe confermare l'uso medico, come chiede l'OMS agli Stati membri, a dicembre voteranno alla Commissione Droghe per, si spera, riclassificare la sostanza nelle tabelle internazionali, ma ricerca che, contrariamente a tutta la ricerca che è stata finanziata negli ultimi 40 anni, potrebbe dimostrare che non sono così pericolose come era stato ipotizzato nel 61 e quindi non c'è bisogno che esistano delle norme che le ritengano talmente pericolose per la salute pubblica da porre anche un problema per l'ordine pubblico. Ecco, questi sono i pilastri attorno ai quali il documento è stato costruito. Il documento si conclude con 2 offerte ai parlamentari e ce ne abbiamo una qui, se vuole prendere la parola è la benvenuta a farlo, onorevole Sarli del Movimento 5 Stelle, che contengono proposte di legge per una revisione del testo unico 309-90, che comunque sono state presentate in Parlamento, che sono state elaborate ormai da abbondanti 10 anni e raffinate ogni qualvolta una minima modifica sempre peggiorativa viene adottata da Governo e Parlamento, e la proposta di legge di iniziativa popolare per la regolamentazione legale della produzione, consumo e commercio della cannabis, sia per fini medici che non medici. Ecco, questo è un documento di studio, di lavoro, ma anche di proposta politica per chi oggi, anzi domani, dovrebbe ricordare questa giornata mondiale e molto probabilmente non lo farà, o se lo farà, non come lo stiamo facendo noi. Grazie. Buongiorno a tutti, io ho il compito di snocciolare alcuni dei dati che trovate all'interno del libro bianco, i dati che di fatto confermano quelli che sono gli effetti
che in questi 30 anni la legge Iervolino-Vassalli, con la parentesi della Fini-Giovanardi dal 2006 al 2014, hanno provocato nelle nostre carceri, nel nostro sistema penale della giustizia e nella nostra società. Danni che all'inizio, quando abbiamo cominciato a fare il libro bianco, chiamavamo danni collaterali, ma che oggi probabilmente possiamo definire come danni voluti, perché dopo 30 anni e i dati che continuamente riusciamo a produrre, non si è fatto alcun intervento per correggere questa situazione. La legge sulle droghe è quindi il volano delle politiche repressive carcerarie dell'Italia. Basti pensare che senza detenuti per articolo 73, ovvero lo spaccio di sostanze stupefacenti, o senza detenuti dichiarati tossicodipendenti all'interno delle carceri, non si avrebbe alcun problema di sovraffollamento carcerario. È evidente che la funzione principale della legge sulle droghe non è quella di limitare i consumi, che non vengono limitati in alcun modo, ma è quella di strumento della repressione, la repressione nei confronti in particolare di stili di vita non considerati normali e in particolare dei giovani. Fatto sta che il 30% dei detenuti nel 2019 è entrato in carcere per lo spaccio di droghe, per l'esattezza 13.677, e a fine anno, quindi al 31-12 del 2019, il 35%, il 34,80% per l'esattezza dei detenuti è in carcere per uno dei reati legati al DPR 309-90, per cui la gran parte per l'articolo 73, ovvero di fatto piccoli spacciatori, quasi 15.000. In piccola parte con l'associazione anche dell'articolo 74, che è quello appunto di associazione ai fini di spaccio, e solo meno di 1.963 detenuti per il singolo articolo 74, ovvero quelli che potremmo definire narcotrafficanti a tutto tondo, che quindi non si sono neanche macchiati dell'atto di vendita finale. Se noi facciamo il conto di quanto è costata la solo carcerazione di queste persone per un anno, questo conto fa 1 miliardo di euro. Qualche milione in più di 1 miliardo di euro, ma la arrotondiamo. Non solo questo, anche in carcere ci sono anche i detenuti dichiarati tossicodipendenti, che entrano per il 36% delle entrate ogni anno, per cui c'è un continuo afflusso di persone che usano sostanze che arrivano in carcere e a fine anno rappresentano quasi il 28% dei detenuti. Siamo ai livelli massimi di presenza dai tempi della Fini-Giovanardi. C'è stata una lieve flessione, siamo ritornati da 2 anni a quei livelli. Addirittura, se parliamo invece di sistema della giustizia in senso più lato, e andiamo a vedere quelli che sono i processi pendenti per violazione di articolo 73 e 74, stiamo parlando di più di 110.000 processi, che fra l'altro sono una piccolissima parte dei credo milioni di processi che sono pendenti con imputato noto in Italia, eppure questa piccolissima parte del computo dei processi provoca quel sovraffollamento che vediamo. E questo perché trovate uno studio da parte di Massimo Urzi negli approfondimenti di questo libro bianco, il rapporto fra processi e condannati è un condannato ogni 2 processi per i processi per droghe, un condannato ogni 10 processi per i processi per reati contro la persona o contro il patrimonio. Questo significa che nella sua assurda incapacità di governare in qualsiasi modo il fenomeno dell'uso di sostanze, il sistema è comunque molto efficiente nel momento in cui trova un imputato.
a una condanna. Un altro dato, aumentano le misure alternative, un dato che noi abbiamo sempre considerato positivo, nel senso che finalmente sono tornate ad aumentare. C'è però un dato che a questo punto comincia a diventare preoccupante, che si aumentano le misure alternative probabilmente non perché alternative alla detenzione, ma perché alternative alla libertà, per cui la sfera del controllo più che diminuire aumenta. Controllo che è pesantissimo anche dal punto di vista del semplice consumo. Continuano ad aumentare la repressione dei consumatori, per cui le segnalazioni ai prefetti per la detenzione di anche pochi rispetto all'anno scorso, sono 41.744 se persone segnalate per quasi 44.000 segnalazioni, più di 4.000 di queste sono minorenni. Diminuiscono leggermente le sanzioni che pur rimangono applicate a un terzo dei segnalati. Una delle alternative potrebbe essere quella dell'invito al trattamento terapeutico, ma questa vocazione terapeutica che ci era sempre stata spacciata rispetto al controllo dei consumatori è di fatto ormai rilevante. Sono 202 le segnalazioni che hanno portato a un programma terapeutico, pensate che nel 2007 erano 3.008. È evidente che la repressione colpisce in particolare i consumatori di cannabis, che rappresentano quasi l'80% dei segnalati. Il dato che ogni anno ci tocca aggiornare è quello dei segnalati dal 1990, che raggiungono quest'anno il 1.312.180 persone segnalate, di queste il 73% per cannabis. Quest'anno, probabilmente, se i trend verranno confermati, raggiungeremo il milione di persone segnalate per uso di cannabis al prefetto. Ricordiamo che le sanzioni amministrative non sono cose di poco conto, peraltro, per cui stiamo parlando di ritiro del passaporto, ritiro della patente, con evidenti problemi nella vita sociale delle persone. Un dato che noi evidenziamo quest'anno, ed è un dato retrospettivo anche per dare un contributo al dibattito che c'è in questo momento alla Camera dei Deputati rispetto al reato di lieve entità, ed è quello dell'andamento della repressione durante gli anni di vigenza della Fini-Giovanardi, che ricordate aveva equiparato tutte le sostanze, equiparazione che rimane nell'attuale comma quinto dell'articolo 73, per cui quello delle lievi entità, e che rimane in una delle due proposte di legge presentate, quella da parte della Lega, Molinari, mi pare. Durante la vigenza della Fini-Giovanardi si è divaricata la forbice fra le operazioni di contrasto alla cannabis e quelle a cocaina ed eroina, ovvero le operazioni di contrasto alla cannabis sono aumentate e hanno continuato ad aumentare, le operazioni di contrasto a cocaina ed eroina hanno cominciato a diminuire proprio in corrispondenza dell'inizio dell'applicazione della Fini-Giovanardi. E quelle per la cocaina hanno ricominciato a riprendere a Fini-Giovanardi dichiarate incostituzionali, quelle dell'eroina continuano a scendere, pur essendo in presenza di un mercato dell'eroina di fatto stabile, se non addirittura in aumento. L'ultimo dato che voglio dare è quello rispetto all'incidenza della guida in stato alterato sugli incidenti.
è un dato che purtroppo, anche l'Istat certifica questo, è difficile da ottenere in modo completo. Facciamo in questo libro bianco alcuni esempi rispetto a statistiche che vengono fornite dai Carabinieri, Polizia di Stato e altri enti. Ad esempio, nel corso dei controlli durante i weekend, le notti dei weekend da parte dei Carabinieri, su oltre 60.000 controllati, solo lo 0,27% è risultato positivo. Questo di fatto conferma anche altri dati di sperimentazioni fatte negli anni scorsi da DPA e Polizia di Stato, che dava una percentuale di positivi intorno all'1%, per cui stiamo parlando di quelle cifre. Rispetto alle positività accertate a seguito di incidenti, il dato è più alto, stiamo parlando del 3,20%, che è in linea col dato del 2018. Di fatto possiamo dire che anche considerando le violazioni non solo all'articolo 187, che è quello sulle sostanze illegali, ma anche al 186, che è quello legato invece alla violazione dei limiti sull'alcol, la gran parte degli incidenti, quasi il 90% degli incidenti, ha come protagonisti dei conducenti sobri. Io mi fermo qui dicendo solo due cose rispetto alle ricerche che sottolineano, abbiamo pubblicato un report preliminare di 3 ricerche sui consumatori durante il lockdown, sono dati molto interessanti perché sottolineano 3 cose. La prima, la significativa capacità di controllo dei consumatori che hanno saputo adattare il proprio stile di consumo alla situazione, per cui non è vero che i consumatori sono preda di una sostanza e non riescono a gestirla. La seconda cosa è la flessibilità e la resilienza del mercato illegale delle droghe, che si è assolutamente adattato alla situazione e ha trovato nuove modalità di consegna e incontro con i clienti. L'ultima è che rileviamo una situazione positiva nei servizi che si sono riusciti ad adattare alla situazione, ma purtroppo anche qui, come sempre, per quel che riguarda i servizi sulle dipendenze, in particolare la riduzione del danno, a macchie di leopardo, perché ogni regione ha un diverso approccio a questo tipo di politiche e servizi. Buongiorno a tutte e a tutti. È tradizione di trovarci in questa giornata per presentare il libro bianco, 11° libro bianco sugli effetti, le conseguenze della legge sulle droghe, sul carcere e sulla giustizia. È stato già detto molto sui dati. Questo libro bianco è dedicato in modo particolare alla situazione del carcere al tempo del coronavirus, che è stata ed è ancora una vicenda che ha sfiorato la tragedia e sarebbe potuto essere una catastrofe vera e propria, come è stato nelle residenze per gli anziani, ma si è verificata anche una tragedia con le rivolte in 20 istituti, 22 in Italia, e con 13 morti, su cui è calato un silenzio veramente inquietante, imbarazzante, perché non si sa nulla delle ragioni certificate di quelle morti. Sono tanti. Noi abbiamo avuto molti anni fa una tragedia a Torino, molti anni fa al femminile di Torino, con un incendio che provocò la morte di, se non ricordo male, 8 detenute e 3 vigilatrici.
Per il resto noi abbiamo avuto nei decenni scorsi una stagione di rivolte, detenuti sui tetti, e poi con le riforme fatte questo non si è verificato più, si è scelto la via, anche quando c'è stato il massimo del sovraffollamento, i detenuti hanno fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani. Quindi è stata una esplosione che ci ha fatto tornare indietro di decenni, eppure nonostante questo non solo non c'è una riforma del carcere all'orizzonte, ma addirittura è montata una polemica demenziale sul fatto che applicando norme che esistevano si è concesso la detenzione domiciliare a parecchie migliaia di persone, il che vuol dire che si poteva fare anche prima del Covid, ma la polemica è diventata, l'ho sentito ancora in un dibattito parlamentare ieri o l'altro ieri, che si sarebbero liberati 300 mafiosi, insomma, tutte cose che fanno a pugni con la verità dei fatti, perché in realtà i casi relativi a mafiosi con particolari gravi patologie sono 3, no? Ma in cui anche il Covid c'entra poco, ma c'entra il fatto che l'amministrazione penitenziaria non è in grado di assicurare il diritto alla salute a persone gravemente con gravi patologie, e il diritto alla salute c'è per tutti, questo è, va ricordato. Allora io in questa occasione di presentazione non è presente Stefano Anastasia, che cura con questo libro bianco con noi, lo presentiamo con le introduzioni da molti anni, e non è presente Grazia Zuffa, che è la presidente della Società della Ragione, che individua insomma anche il taglio del libro bianco, quindi parlo a nome anche di loro. Ma devo dire che questo libro bianco è veramente di estremo interesse per i dati che vengono presentati, che confermano ormai un trend stabilizzato. Il carcere è per la politica delle droghe, cioè è l'effetto della politica delle droghe. Per il 50% ci sono persone che potrebbero avere un destino diverso, solo se ci fosse un sistema di welfare nel diffuso, se ci fosse luoghi diversi, se ci fossero alternative. E questo però diventa ancora più impressionante oggi, proprio dall'emergenza che c'è. Cioè, se non si fa, è venuta, credo che lo dirà meglio di me Oldrini della Lila, che viene dalla Lombardia, cioè dal cuore della crisi di questo virus. Ebbene, è venuta, è emersa la crisi della sanità, costruita in un certo modo in questi anni contro la lettera della 833. E quindi, se oggi il primo punto dovrebbe essere riformare la sanità di base del territorio, e non mi dilungo su questo, ma dovrebbe essere anche l'occasione per riformare il carcere, non farlo diventare la discarica sociale di cui parlava Alessandro Margare, che noi abbiamo e continuiamo. Il 29 luglio ricorderemo il suo pensiero e parleremo proprio di questo, del carcere, della democrazia, della Costituzione e dell'attacco alla magistratura di sorveglianza sulla base di notizie
false, tendenziose e atte a turbare l'ordine pubblico, come recitano i codici che vorremmo abolire e cambiare. Ecco, allora, questo Libro Bianco pone queste grandi questioni dell'emergenza sanitaria, dell'ideologia securitaria, di quello che è accaduto e che accadrà ancora se non si mette mano alla riforma. Ma si dice, si possono fare le riforme nell'emergenza, nella crisi, ma io penso che è l'unico momento in cui si possono fare le riforme, perché c'è la chiarezza dei fatti e quindi l'intervento da fare sul carcere e sulle droghe. Qui noi presentiamo uno studio di Sara Grieco per spiegare perché noi abbiamo presentato ormai da molti anni la riforma del DPR 309 del 90, dopo 30 anni di guerra alla droga. Una guerra, qualcuno dice, ma è una guerra alla matriciana. Beh, però non è vero, perché i dati delle carcere, delle sanzioni amministrative, delle cose, dicono che è una guerra vera. Ebbene, spieghiamo perché bisogna cambiarla, quella legge, profondamente. Ed è il centro per noi, cambiare la legge generale e dall'altra parte legalizzare la cannabis, perché il tempo è maturo per quella scelta. Tenendo ben presente che noi siamo per la decriminalizzazione di tutti i consumi, di tutte le sostanze, teniamo ferma questa barra. Ecco, allora, noi diciamo che il Parlamento deve decidere, può anche dire di no. Certo, poi ci sono degli esempi stravaganti, se così possiamo dire, cioè qualcuno che vorrebbe togliere anche quello che c'era nella legge del 90, nella prima legge punitiva del 90, cioè i fatti di lieve entità. Cioè andiamo anche contro le minime norme del diritto, no? Cioè i fatti di lieve entità, con quella proposta che è in discussione alla Camera, ma che era sostenuta dalla Ministra dell'Interno attuale, che spero si sia rinsavita, proponeva di abolire i fatti di lieve entità. Voi capite, abbiamo qui i dati che ci dicono che per i fatti di lieve entità, per cui si dice che le persone, gli spacciatori, piccoli spacciatori, non vanno in galera, qui con lo studio di Massimo Ursi dimostriamo invece che ci vanno, che quelli che non vanno in galera e non sono condannati sono quelli per i reati invece contro il patrimonio, contro eccetera. Sono dati impressionanti, sconvolgenti, meriterebbero uno studio questa cosa. Quindi io chiudo con una cosa che ripeto come un tormentone. Nel 1978, il 9 maggio, fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, ucciso dopo una prigionia, un processo farsa, nella prigione del popolo. Ecco, stiamo prudenti a usare la parola popolo. E ucciso, condannato a morte, lui che era contrario non solo alla pena di morte, ma anche all'ergastolo. Ebbene, il Parlamento, dopo pochi giorni, una settimana dopo, approvò la legge 180, cosiddetta Basaglia, per la chiusura dei manicomi civili. Poi abbiamo aspettato qualche anno fa per chiudere quelli giudiziari. Ebbene, e ancora 20 giorni dopo, sempre il Parlamento, sotto il peso della tragedia per il sistema politico italiano dell'uccisione del leader del maggiore partito, no?
approvò la legge sull'aborto. Cioè, ecco la risposta a momenti di crisi, di dramma, di tragedia, la risposta della politica alta, cioè scelte di libertà, di liberazione, di diritti, di consapevolezza. Allora noi chiediamo che il Parlamento affronti queste questioni, la riforma del carcere, la riforma del 309, le leggi di legalizzazione della canapa. Decida, sì, no, ma le affronti, perché questo fa aumentare anche il rapporto fra la piazza che abbiamo vissuto poche ore fa e le istituzioni. E dall'altra, e chiudo, dico che non sappiamo quando il governo presenterà la relazione annuale. I dati saranno questi, quindi, ma vorremmo capire se c'è un'idea diversa. Vorremmo capire cosa si fa della conferenza nazionale che dovrebbe per legge essere convocata ogni 3 anni e la aspettiamo dal 2000, l'ultima di Genova con Don Gallo presente, e vogliamo capire che cosa si fa del dipartimento cosiddetto antidroga, che ci pare che sia inadeguato alle necessità. Ecco, quindi una stagione si apre per noi di grandi scontri, di appuntamenti e di rifiuto di abbassare la testa. Grazie. Denisa Merini, CGL Nazionale. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco, quest'anno è stato detto, la presentazione del Libro Bianco avviene in un momento molto particolare per la pandemia che stiamo attraversando, per le misure restrittive che sono state assunte nei mesi scorsi per contenere appunto gli effetti della pandemia e dalle quali ancora non siamo completamente fuori. Fra l'altro con una narrazione che ci espone, bisogna dirlo, ad un grande disorientamento, perché abbiamo assistito a esperti in tante discipline che ci hanno detto tutto e il contrario di tutto. Mascherine sì, mascherine no, guanti sì, guanti no, il virus torna, il virus si è indebolito, il virus non torna. E questo crea sicuramente in tutti noi anche quantomeno un grande disagio. Ecco, il Libro Bianco avviene in la presentazione del Libro Bianco in questo momento. E come diceva Franco nell'intervento che mi ha preceduto, pone grandi questioni. Le ha sempre poste in questi 10 anni il Libro Bianco. Oggi le pone in questo contesto particolarissimo. E le grandi questioni in questa emergenza sono questioni che sono emergenziali un po' da sempre, ma oggi ancora di più. Una, è stato detto assolutamente bene da chi mi ha preceduto, è quella del carcere, delle situazioni di vita nel carcere, delle situazioni delle carceri italiane, del sovraffollamento, del tema della sanità carceraria che appunto in periodo di pandemia ci interroga ancora di più. L'altra grande questione emergenziale è quella della sanità, del servizio sanitario e di tutto il sistema sociosanitario. E non solo e non soltanto perché durante questa pandemia, soprattutto all'inizio, in parte ma solo in parte comprensibilmente, perché appunto è una situazione grave, gravissima ed inedita, quindi dicevo soprattutto all'inizio le risposte sono dovute essere per forza emergenziali, dettate appunto dalla necessità di intervenire prima di subito rispetto a una situazione assolutamente inedita alla quale non eravamo preparati, ma perché anni e anni di tagli al sistema sanitario, di disinvestimenti in sanità, di chiusura di ospedali e di presidi ospedalieri e soprattutto di disinvestimenti sul territorio hanno provocato gli effetti che sono sotto gli occhi di tutti e sono effetti che noi denunciamo da ben prima della pandemia, perché allontanare il servizio sanitario e l'integrazione sociosanitaria che ne consegue
dai cittadini significa dare meno risposte ai bisogni che si presentano e non essere pronti ad affrontare i bisogni nel momento in cui si presentano. Così è stato anche con la pandemia. A fronte di questo, e quindi dicevo, il problema c'è stato sull'ospedale, c'è stato ancora di più sul territorio. Sappiamo i problemi relativi a medici di base, sappiamo tutti i problemi che si sono verificati nell'assistenza agli anziani, che non sono solo e soltanto legati a come sono strutturate le RSA, che è assolutamente vero, perché non è pensabile che l'assistenza all'anziano, le risposte ai bisogni dell'anziano si sostanzino soltanto in strutture che diventano escludenti, strutture da 700 posti letto, ma deve essere articolata in risposte appunto varie sul territorio a seconda dei bisogni che la persona presenta in quel momento. Va valorizzata la domiciliarità, va valorizzata la permanenza delle persone nel proprio ambiente e nei propri luoghi di vita. Ecco, per quanto riguarda il tema delle sostanze e delle dipendenze in particolare, abbiamo assistito ad un comportamento assolutamente encomiabile dei servizi, assolutamente encomiabile dei consumatori, perché è stato detto, a fronte di una narrazione che sempre più si è fatta prepotente negli ultimi anni, che ci descrive le persone che usano sostanze come pericolose per se stesse e per gli altri, in termini di appunto delinquenza, criminalità, comportamenti assolutamente ingestibili, abbiamo visto che invece ci sono stati comportamenti dei consumatori di autogestione assolutamente importanti, perché non si è verificato nulla di tutto quello che qualcuno, magari anche proprio per giustificare una certa narrazione, forse sperava anche che succedesse. I servizi si sono dovuti riorganizzare, prestazioni a distanza, affidamenti delle terapie sostitutive a lungo termine, che nonostante tutto anche questo non ha portato quelle conseguenze che qualcuno poteva in qualche modo presupporre rispetto a quella persona c'ha la terapia sostitutiva affidata per un mese, chissà che cosa succede. Pare che non ci sia stato un grande aumento neanche di overdose e di comportamenti appunto legati a consumi incontrollati delle sostanze, ma i dati e gli studi ci dicono che sicuramente c'è stato un aumento delle sindromi, diciamo così, psicologiche a carico dei cittadini sottoposti appunto al distanziamento, al lockdown, all'impossibilità di muoversi, di recarsi a lavorare, eccetera, che probabilmente, molto probabilmente, porterà anche ad un aumento sia dei problemi, diciamo così, di carattere psicologico che a un aumento del consumo di alcol e di psicofarmaci fra le persone. E questo ci interroga anche sulla risposta che dobbiamo dare nella ripartenza e su come i servizi devono essere riorganizzati. Allora c'è bisogno di investire, di tornare ad investire nella sanità, nella salute, nell'integrazione sociosanitaria. C'è bisogno di rafforzare tutti quei servizi che fino ad oggi sono stati da una parte considerati anche carini, anche fighetti, perché vanno nei luoghi del divertimento, perché fanno tante cose che sono anche innovative, ma che di fatto non sono mai stati riconosciuti, mai stati valorizzati, non sono mai stati inseriti strutturalmente nelle risposte che vengono date dal servizio sanitario. Va ripensato il tema del decentramento, va ripensato il tema delle autonomie differenziate, perché non si può pensare che le risposte sono diverse a seconda della regione dove una persona abita, perché la salute è un diritto in capo a ogni cittadino, a ogni persona, scusate, non ad ogni cittadino. Questo dice l'articolo 32, che è un diritto fondamentale in capo ad ogni persona, indipendentemente da dove abita e dal proprio stile di vita.
Le sanzioni hanno ricadute importanti, sanzionando comportamenti che hanno a che fare con il diritto delle persone all'autodeterminazione, alle proprie scelte di vita, hanno ricadute importanti sulla vita dei cittadini. Pensiamo, l'ho detto anche poco fa in questa bella piazza che c'era qui davanti, che chiedeva a gran voce una misura che è una misura di civiltà, e cioè la legalizzazione della cannabis. Le sanzioni, anche quelle amministrative, hanno ricadute pesantissime nella vita dei cittadini, perché possono avere ricadute pesanti, per esempio, sulla possibilità di una persona di recarsi al lavoro se gli viene ritirata la patente. Hanno ricadute su come funzionano i servizi, perché invece di essere visti come quei luoghi dove ci si rivolge perché si ha un bisogno, anche semplicemente di conoscenza e di informazione, sono visti come quei luoghi dove ci si reca perché siamo inviati, perché si sconta una sanzione amministrativa. Ecco, allora, la presentazione del Libro Bianco ogni anno è un momento importante di riflessione fra di noi. La conferenza che avevamo pensato autoconvocata, perché appunto è dal 2000 che non viene convocata da chi la dovrebbe istituzionalmente promuovere, è un momento importante di riflessione fra tutti noi. Io penso che proprio questa pandemia e la cosiddetta ripartenza ci impone oggi di prendere delle decisioni e di assumere delle misure che sono assolutamente irrimandabili. Il ripensamento del nostro Servizio Sanitario Nazionale, così come disegnato dall'833, il rafforzamento del ruolo centrale del governo nel servizio sanitario, il ripensamento di tutte le spinte che ci sono state all'autonomia differenziata, e dentro questo è il momento davvero anche di pensare alla legalizzazione della cannabis e alla depenalizzazione del consumo personale di sostanze, per tutti questi motivi che ho provato a dire, che prima di me ha detto anche Franco, che sono misure assolutamente importanti per i diritti dei cittadini, per i di civiltà, ecco, e anche che hanno importanti ricadute sull'economia del nostro paese, se davvero per la ripartenza si pensa anche a come rafforzare, a come intervenire sull'economia del nostro paese. Grazie. Grazie Denise. Massimo Oldrini, presidente della Lega Italiana Lotta all'AIDS, che è un'altra delle associazioni che promuove questo Libro Bianco. Sì, buongiorno a tutte e a tutti. La Lila promuove e partecipa alla realizzazione di questo Libro Bianco, che secondo noi è qualcosa di più di un importante documento, è un po' un grido di, da una parte, dolore, dall'altro di rabbia della società civile italiana impegnata nel contrasto al narcotraffico e nell'aiuto delle persone che hanno problemi nell'abuso di droghe, ma è anche una rete che vuole affermare un principio molto banale, quello della libertà di ogni cittadino di poter fare nella sua vita quello che vuole, tra cui anche l'uso di sostanze che convenzioni internazionali dicono essere vietate, nocive, dannose, quando sappiamo anche che invece molte di queste sostanze sono usate dall'uomo da più di 20.000 anni. Per cui un grido di dolore anche molto, e di rabbia molto, molto lucido. Il Libro Bianco si arricchisce ogni volta di spaccati che cercano di aiutare i politici a comprendere meglio queste cose, per cui oltre ai numeri delle detenzioni adesso ci sono anche dei numeri che dovrebbero far riflettere chi ci governa sulla necessità di un cambiamento di approccio globale e generale al problema delle droghe, perché per esempio se parliamo nello specifico della cannabis, abbiamo sentito oggi, vuol dire superare un cieco ostracismo proprio che generalizza tutti i consumi e tutte le droghe, e affrontare un problema che oggi in un periodo di crisi profonda economica potrebbe mettere
in moto una spinta importante in termini di PIL, di posti di lavoro. Lo ostracismo che colpisce la cannabis poi è particolarmente ottuso, perché questa sostanza è prescritta in molti ospedali italiani perché è riconosciuta come un trattamento terapeutico, ma le persone che hanno queste ricette, quando vanno in farmacia, non trovano quello che gli viene prescritto dal medico. Perché? Sempre per l'ottusità e l'ostracismo delle istituzioni che, nonostante ci siano delle evidenze che dicono che queste sono delle sostanze che portano dei benefici a determinati malati, e in qualche modo fanno di tutto per impedire che queste persone trovino la marijuana. Queste cose hanno a che fare con i diritti alla salute. Ovviamente la Lila sta in questo gruppo di società civile perché ha visto, misurato, non la Lila, anzi istituti indipendenti e molto autorevoli hanno misurato i danni del proibizionismo prodotti nel mondo. Sicuramente il proibizionismo è stato ed è ancora in larghe parti del mondo il principale vettore dell'HIV. In Italia su 50.000 morti circa di AIDS il 70% sono persone che hanno contratto l'infezione perché usavano sostanze stupefacenti. Ora questo scenario non c'è più, ma l'ostracismo, per esempio, si parla tanto di giovani, in Italia impedisce, limita alcuni interventi riconosciuti da tutte le agenzie internazionali, primo su tutti, tutto l'approccio di riduzione del danno. In Italia non sono mai entrati nel sistema dei servizi italiano. Si parla di giovani, per esempio, tutte le altre nazioni europee hanno il drug checking, che è uno strumento molto pratico, essenziale per consentire a un giovane che compra una droga in un posto di capire che cosa consuma e quindi di sapere quali potranno essere gli effetti. Ecco, per esempio nel nostro paese non si può. Marco ha già detto che non si possono fare sperimentazioni perché tutti i ricercatori sono terrorizzati di fare sperimentazioni sulla cannabis. Sono terrorizzati perché da ricercatori in qualche modo poi ci sarà il solito politico di turno che li addita come fautori del... Quindi è necessario, è impellente un cambio di scenario globale sulle droghe nel nostro paese. Questo libro bianco ospita anche uno spaccato, lo dico perché ha un interesse poi, oltre a rappresentare la Lila, ho avuto l'onore, diciamo, di stare nel gruppo che ha fatto nascere Itampud, che è il primo network italiano di persone che usano droghe. Anche qua, due ragionamenti. È vero che si dice chi consuma droghe, però chi consuma droghe, se diamo retta a tutte le stime ufficiali, se ci sono 6-7 milioni di persone che consumano cannabis e hashish, ci sono consumatori di altre sostanze, quindi non stiamo parlando di una fetta invisibile del nostro paese, stiamo parlando di diritti di una quota molto importante di persone del nostro paese. Ecco, i diritti di queste persone purtroppo vengono violate, li abbiamo sentiti, è davvero sempre più urgente che la politica in qualche modo davvero riprenda in mano il tema delle sostanze, riprenda in mano una revisione di politiche sulle droghe, perché non solo questa può essere un'occasione super favorevole per fare quello che non si è riuscito a fare da molti anni, ma perché non c'è più tempo per aspettare. Ecco, grazie.
Grazie Massimo Oldrini, noi ci avviamo alla chiusura, sono presenti alcuni deputati, in particolare Doriana Sarli, scusate con le mascherine, io faccio fatica a riconoscere le altre, se volete dire due parole volentieri. Forse di là. Sì. Grazie. Vabbè, intanto volevo ringraziarvi perché per questa presentazione e comunque per questi continui inviti e sollecitazioni che arrivano al Parlamento, che danno un forte stimolo anche ai più, come dire, resistenti, perché questo è sempre un tema che, come tanti temi che riguardano i diritti, io mi sono interessata all'eutanasia, sappiamo come, insomma, c'è sempre resistenza ad andare su temi considerati divisivi, considerati scottanti. Questo è un tema che noi affrontiamo molto in affari sociali, perché comunque c'è il problema della cannabis terapeutica, che effettivamente è enorme, è stato anche detto qui. Ma per fortuna adesso, insomma, sembra che qualcosa si stia muovendo, però io non, cioè, non voglio dare assolutamente false speranze. Comunque stiamo seguendo la PDL sulle droghe di lieve entità per contrastare, diciamo, quella già depositata che vorrebbe appunto annullare anche la lieve entità e quindi peggiorare tutto quello che è stato detto, il dramma delle carceri e i dati che effettivamente sono spaventosi. Comunque noi, diciamo, è un gruppo molto trasversale che segue questo tema, almeno nella maggioranza attuale, però le difficoltà sicuramente esistono all'interno dei gruppi e quindi ogni parlamentare ha, come dire, il compito di sensibilizzare i suoi colleghi per cercare di fare questo passaggio che, come diceva appunto la dottoressa prima, è un passaggio che non solo è di civiltà, di diritti, di affermazione di una serie di libertà dell'individuo che comunque vengono sempre, come dire, soppresse, però è anche un problema economico, sociale. Noi vediamo sull'aspetto terapeutico, non vogliono, noi siamo andati tante volte al Ministero, non fanno studi, come è stato anche detto qui, per diciamo, le reali applicazioni, per rendere, insomma, la cannabis un farmaco. Allora no, può essere prescritto solo se tu non rispondi a nessun'altra terapia e poi non si trova, non lo possiamo produrre, noi produciamo un buon prodotto all'Istituto di Firenze, però comunque non c'è una sufficiente informazione per i medici per utilizzarlo, quindi dipendiamo dal mercato estero, però il mercato estero viene, diciamo, usato con dei limiti, insomma, quindi comunque problemi anche su campi dove non dovrebbe esserci. Noi comunque ci dobbiamo prendere la responsabilità anche di liberare questo povero mercato della cannabis legale, quella sotto lo 0,5 THC, da questa incertezza normativa, questi ragazzi che aprono, chiudono, che vendono come non sanno manco se sono degli spacciatori o dei commercianti. Quindi comunque ci sono degli step da affrontare che non sono pochi e spero che effettivamente, insomma, ognuno di noi faccia la sua parte e effettivamente sono piccole ma grandissime battaglie che potrebbero veramente dare anche un senso alla nostra presenza qua. Grazie. Grazie mille. Intanto vi ringrazio per le informazioni utili, mi sto rendendo conto che
effettivamente tanti passi sono stati fatti in questi anni. Io ho avuto il mio primo approccio da chimico e tecnologo farmaceutico, quindi e dal punto di vista della terapia quello è stato il mio approccio. E come diceva il dottore prima, ci sono delle forti difficoltà ad soddisfare un'esigenza che è il fabbisogno terapeutico, ed è in quel caso è una doppia ingiustizia. Poi parliamo di una pianta che comunque come si diceva dalle millenaria, ma dalle grandi e dalle tante qualità, oltre che di tipo farmacologico, anche è stato limitato l'utilizzo in altri settori come l'edilizia, è stata molto penalizzata. Per cui oggi qui io devo essere sincera, sono molto contenta. Sono un ottimista, forse questo mi ha aiutato nella vita. Io penso che oggi è un punto di anche di svolta, perché sono tanti cittadini che ce lo chiedono, e mi ha fatto piacere essere lì con diversi colleghi parlamentari oggi in carica, e questo non è poco. Diciamo, ecco, questa è una grande novità, perché riconosciamo che va fatto qualcosa, bisogna intervenire, e comunque quello che mi aspetto io è iniziare un dibattito. Dobbiamo parlare di temi, di risultati, di numeri, dei paesi che hanno legalizzato, cosa ha comportato, noi lo sappiamo, ma lo dobbiamo, dobbiamo farlo assieme, dobbiamo studiare assieme. Siamo disposti a ragionare sui temi, a parlarne, anche a convincere eventualmente qualche collega che ha qualche idea contraria, però non possiamo soffermarci su un'ideologia, dobbiamo parlare di fatti, forse perché sono una donna di scienza dobbiamo parlare di fatti. Quindi grazie a voi. E spero di incontrarvi presto, e avrò modo di leggere il libro con più attenzione a casa. Grazie. Grazie mille. Questo ci permette di ricordare e chiudere che il libro bianco è presentato nell'ambito della campagna Support on Punish, che chiede proprio politiche sulle droghe migliori, basate sui diritti umani e sulle evidenze scientifiche. Grazie a tutti.